Allora, amici d'insieme, immaginiamo un uomo che vuole rilassarsi un po', è un giorno di festa e va ai giardinetti pubblici, per esempio al giardino Bellini di Catania. Quest'uomo, purtroppo per noi, è il signor Enrico Guarneri Litterio. Vediamolo insieme. Il 25 aprile, belli, rilassati con la mia fidanzata, non vedo l'ora che arriva. Ma no, è stato facile, eh? Una bella giornata oggi 25 aprile, tutte le panchine occupate, io finalmente che ho trovato questa qua, ora la prenoto e non ci faccio andare a nessuno. L'ultima volta che ho visto la mia fidanzata si è scordata il cappellino e il guinzaglio del cane, ora che gliel'ho portato sarà felicissima. Oh, difficilissimo trovare una panchina per il 25 aprile, impossibile, tutte occupate, ora questa la prenoto, non può entrare nessuno qua. La villa, meno male che c'è questo posto qua. Ah, oggi 25 aprile me ne scappai dal paese, mi voglio stare solo, senza mia moglie, senza Alfio. Passai una cosa, mi hanno regalato magari questo libro di bancarelle, chiede che avevano i libri usati. Questo che si chiama Cleopatra, la vera figlia di Tolomeo. Cleopatra, Tolomeo è questa figlia, vuol dire, dall'Egitto. Ma non può essere, chi sta troppo bene, io non so cos'è, non può essere questa figlia. Ah, mi siedo qua e mai passare una bella giornata. Buongiorno, Senta, che buongiorno. cosa sta Mi facendo? sto sedendo, scusi. Dove si sta sedendo? Non sedile. E come si siede? Colo, come siete, No, non si può sedere. Ma che sta dicendo, non mi posso sedere? Senta, è occupato, non si può Ma chi sedere. è occupato? Se si occupano, magari i panchieri, chi se ne va a casa, capace a mangiare, poi torna, io mi sto Ma sedendo. che sta dicendo? Vedi che c'è cappello? Ma Non si può. questo è il suo Ma quello è cappello. mio, senta, guardi, è piccolo, vede che non è mio. Questo non è il mio cappello, questo è del signore che sta occupando la Ma sedia. quale signore? Non mi Non ha interessa. capito, allora non ha Io mi capito. devo sedere. Oh, che siamo a Villa Bellini? Chi sei comune? Io sogno così, con Stanganello, sogno così E con che vuoi? Raffaele. Che devo E che sindaco? E vuole? che lei che si piglia Non è mia! Senta, allora lei non ha capito niente. Questa panchina è occupata, ma non da me! Qua c'è una persona! Ma uni è sta persona? Dov'è? Ma facci Ma perché vedere! non la vede? Qua Dove c'è l'uomo invisibile! Chi cerca? Questo qua è il suo cappello, questo c'è il cappello qua, questo è l'uomo invisibile, lei non lo vede? Qua c'è l'uomo invisibile. Ah, che sono No, ma veramente! Non sto scherzando! Questo è un progetto nuovo, la NASA, lei la conosce? C'è un naso, un film d'anno, don naso. No, no, la A NASA, NASA, là è un paese. A NASA, con chi ne ci è di io? No, A NASA. la NASA, questo è un progetto di scienziati americani. Siccome c'è un sovrappopolamento della Terra, loro per fare sì che noi siamo di meno, stanno facendo scomparire un po' di persone. Qua c'è una persona, solo che lei non la vede perché è invisibile. Io la vedo perché io sono bionico. No, lei è rossiccio, non è che... No, no, io sono bionico. bionico rossiccio, un poco così. Non ha capito, Io ci vedo, lo sto vedendo, lei è bionico. Ma io sono l'uomo bionico. Io ho una scheda. Io ho una scheda inserita nel cervello, un microchip, una scheda, va, me la sono fatta mettere, così io posso vedere tutti gli uomini invisibili. E Lei quindi non lo lei lo... vede. Io non lo vedo. E perché non se l'ha fatta mettere? Se la deve fare mettere. Cioè io se me la faccio mettere lo vedo? Certo. E uno me l'avesse a fare mettere? Nel bulbo Scansate! o il talamo. No, 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 Ma no, come? Se guardi, no. lo vuole vedere, lei non lo vuole vedere. Guardi, io non me la faccio mettere. È peccato, perché se no la vedeva. Lei sa Pazienza. che ci mettere? Certo. Ci stesse bene? Perfetto. No, io non me la faccio mettere. Comunque, mi dispiace, ho occupato, Guarda che lei mi sta pigliando in Ma giro. sto scherzando, se qua c'è l'uomo invisibile, che è colpa mia? Ma cosa dei pazzi? Ha Scusi, capito? ma perché un capello si vede e i vestiti non si È vedono? perché non ce li hai i vestiti? Come? È E nudo? certo. Nudo a Villa Bellini e non... E certo, come se non si vede, come un resto. Certo, ha capito? È qua? Sì, è qua. Come si chiama? Innocenzo. Innocenzo. Io non mi sento. Certo. Signor Innocenzo, Wow, sta... attenta. E c'è il cane, non l'ha visto. C'è il cane di Innocenzo. Anche lui si è fatto la puntura come Innocenzo ed è diventato invisibile. Lo vede che c'è il guinzaglio? Ah, sì? Maria... E che razza è? Razza ciao ciao, un modello Savolarosa, che ne No, che c'entra? È un Doberman, è pericoloso, è grosso, È seduto qua sulla panchina a fianco a Innocenzo. No, perché questo è l'unico posto libero da tutta la villa. Mi dispiace, se arrivava prima, pazienza.
Allora me ne vado. Nino Cenzo, a saluto. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Io non mi posso aspettare, eh. Buongiorno. Amore! Gioia, tesoro mio! Bocconcino! Ciliegino! Cannolino! Cuoricino! Cioccolatino! Oh, poverino! Peo, peo! Peo, peo! Ma che sei elegante, ma tesoro! Che sei bello. Ma che sei bello! Ma quanto è bello l'amore mio! Ma quanto sei bello! Ma non è troppo bello, bello! Già mi sta venendo a scongiottare quando vedo sto posto. Siediti, cara, siediti. Ti ho aspettato, vedi, ti ho portato anche il cappello. Che so siete? Che cosa? Non si può sedere lei qua. E perché? Anzi, guarda, tenisse sta borsa qua, che sto posto è occupato. Venga questa borsa. Senta! Questo posto è occupato, non lo vede? Ma che è occupato? Ma che dice? Non c'è Innocenzo, l'uomo invisibile. Sì, niente. C'è Innocenzo, ma tu siedi lo stesso, fregatene, non ti preoccupare. Non si può sedere lei. Ma che fa? Tocca, ma non mi ma lei che fa? Tocca la mia fidanzata. Non ho la fidanzata. Chi so sta a sciogliere la sua fidanzata? Ah, ma si può sentare sopra l'uomo invisibile. Ma che sta dicendo? Ma come si permette? Ma dai, dai. Ma lei che cosa dice? Ma l'uomo invisibile nudo si era assortita. Chi sa, a lei c'è giù a divertirsi. Ma che cosa sta dicendo? Ma lei chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Lui gliel'ha detto che aspettava una per divertirsi. Tu gliel'hai detto? Non è vero, tesoro. Non è vero. Io ti servo per divertirmi. Non è vero, tesoro. Io ti servo, sono un oggetto, io ti servo. Tesoro, tu non servi. Non volevo dire questo, tesoro. Non è vero. Mi usi per divertirti. Non è vero. Non è vero. Tu non mi diverti, tesoro. Non lo diverto. Io non lo diverto. Ho rovinato la giornata. Tu e tu mi hai rovinato la giornata. Ma che c'entra? Mi dispiace. Che festa brutta. Scusi. Se ne vada. Sta sentato sopra l'uomo invisibile. Non me ne importa. Ma è nudo. Ma non mi interessa. Dai. Ma si sta eccitando, sta facendo. Ma che ma senta! Ma la finisce lei! Ma insomma! Ma lei è venuto qua per rovinarci la giornata! Scusa, lei mia non mi ha fatto sedere! Allora, tesoro, scusami, allontanati! Innocenzo, per favore, ti puoi spostare da questa parte? Il cagnolino te lo prendi in braccio, questo lo lasciamo qua, si sono liberati i posti. Io mi posso sedere, tesoro, siediti. No! Se c'è un posto, il posto è mio! Ma che cosa dici? Il posto è mio perché la roba è prima! Ma come? Lei fa alzare la mia fidanzata! Lei se vuole sedere per prima, arrivi prima, non che arrivi dopo, io devo aspettare per prima! Ma scusi, ma lei che cavaliere è? Lascia la mia fidanzata all'impiede! Cavaliere! Ah, lei è cavaliere! Sono cavaliere della tavola rotonda! Ma quello cavaliere è lei? Sono cavaliere, io ma che la lancia, come te la lancia? Per favore, la finisca! Ma lei, ma scusi, ma come si permette a una ragazza, la lascia all'impiede? Ma la faccia lei a cavalleria, assuzzita, non è che è la faccio io la cavalleria! Cara, siediti! Ti faccio vedere, io le dimostro che i cavalieri ancora esistono! Che pezzo di uomo! Che le donne si trattano così, si trattano! Lascia una donna all'impiede, mi lascia! Ma che gente schifosa che c'è in Italia, io lo sapevo! Senta! Ma che sta facendo? Stavo parlando! E che parlate così? Ma abbracciate! Ma l'abbracciate, sto dicendo, però non andare! Ma tu stai così, si alzati, scusami! Non lo sto capendo più! Ma che bello! Ora mi siedo io? Vediamo se mi abbraccia a me. Mi vuole abbracciare? Mi vuole baciare? Ah, chi è Gaio che sta magari? No! Un mondo di Gaio. Tesoro, siediti qua. Vieni qua, su di me. Brutto che è. Mi ha rovinato la giornata, mi ha rovinato. È bello lui. Gli darei uno schiaffo, gli darei. Dammelo che mi piace. Darei un pugno gli darei. Mi accomodo, un pugno mi eccito proprio. Allora... Le do un calcio in quel posto, sa? Se mi dà un calcio in quel posto, raggiungo l'orgasmo. Ma che schifo! Che schifo! Scusi, eh? Come? Con chi sta parlando? Con Innocenzo, c'è cosa? Lei sta parlando con Innocenzo? Signore! Ma che cosa dice? Ma se sta saputo! Come? Scusa, Innocenzo, spoggiato davanti, che adesso mi dà fastidio. Che dici? Ma che ride? Non ci posso che... Senta, ma che cosa sta ridendo lei? Sta parlando di lei! Ma chi?
Ma sei una mala lingua, è una mala lingua. Ma chi è una mala lingua? Senta, ma che cosa ride? Ma lei parlate di noi, ride. Ma che cosa dice? Che cosa sta dicendo? Come? Non ci posso credere, tu dici. No, mi deve dire che cosa sta dicendo. Sta dicendo che lei è cornuto. Che cosa? Ma come si permette? Uno che ha questa fidanzata è cornuto. Ma come si permette? Ma che schifo di... cara, ti prego, andiamo. Andiamo, vieni qua, lascialo perdere. Questo uomo non si merita nulla. Ma lei è veramente uno schifo di uomo. Ha rovinato la giornata. Lo so, tesoro. Però anche tu, perché io te l'avevo detto. Potevamo andare sull'Etna, potevamo andare al mare, potevamo andare in campagna. No, no, ai giardini bellini. Hai ragione, tesoro, hai ragione. Schifosi. Parlate, parlate ancora. Tesoro, ti prego, lasciamolo perdere, andiamocene. Prenditi le tue cose, qua c'è il tuo cappello, prendi il guinzaglio del cane. Andiamo, lascialo perdere, non gli dare retta. Che cosa fa? Che cosa ha fatto? Lei, che cosa sta facendo? Lei che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Lei mi ha tirato la mano. Io chiami Pumperi, io chiami Pumperi. Che cosa ha fatto? Lei mi ha dato uno schiaffo. Lei ha toccato la mia fidanzata. Io ho toccato lui. Lei ha toccato la mia fidanzata. È stato lui. È stato lei. È stato lui. Ma che sta dicendo? Allora chi è stato? Non sono chi è stato. Ma chi è stato? Chi è stato? Lo dica lei, chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Lo deve dire lei, chi è stato? Che lo deve dire chi è stato? Lei, chi è stato? Chi è stato? Vuole dire chi è stato? Lo deve dire lei! Chi è stato? Non sappiamo ne sentire. Chi è stato? Quello deve dire. Lei! Chi è stato? No, chi... Ma che dice? Chi è stato? Da lei mi sta facendo un zanolino. Senta, lei... Noi chiediamo a lei chi è stato. E io che cosa devo dire? La chi risposta! È... Chi è stato mi deve dire. Che cosa devo dare? Chi è stato? Chi è stato? Non ci siamo capiti. Lei... Noi diciamo chi è stato chi e lei ci fa il nome di chi è stato. Io devo dare la risposta. Chi è stato? La chi risposta. È stato? Chi è stato? La risposta. Ma che risposta di che cosa? Da lei è scemo completo. Mi deve dire il nome di chi è stato. Chi ha toccato la mia fidanzata? Chi è stato? Ah, chi è stato? Che ha toccato me? Chi è stato? No, io che mi ha dato uno schiaffo. Io vado da carabinieri. A lei la denuncio. E allora chi è stato? Usaccio io questo. No, no, lo deve dire chi è stato. Non lo dico che io sono gente che non parla. Lo dica chi è stato. Chi è stato? Io sono gente che non parla. Mi deve dire chi è stato. Per forza? Sì. L'uomo invisibile. Ma che cosa allungava la mano che io un disuvento e altro. Ma che cosa dice? Ma che buffone, cara, lascialo perdere, andiamocene. Che cosa stava facendo? Stavo salutando Innocenzo. Ma stavo che schifo di uomo, andiamocene, cara. Che dove schifo. Stai andando? Che schifo. Sull'Etna. Innocenzo, sai giocare le carte? E poi chiamo una bella scopa, eh? Va bene. Non l'hai? Io ho picchio io. Stai tornando. Arrivederci.